Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere le mosse di Amiba. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete supportarmi, aiutarmi, abbonatevi al canale, per voi tanti video live in esclusiva, prima degli altri. Video hack per caricare nuovi giochi sulle vostre mini console e la possibilità di parlare con me in live durante le serate. Amiba, ragazzi, è un personaggio molto particolare, unico forse, nel panorama appunto di Hokuto no Ken. È il famoso famigerato impostore di Toki che ha imparato la tecnica di Hokuto sul campo, cioè facendo esperimenti su dei poveri malcapitati, uomini, donne, bambini, gatti, vecchi, non ha importanza, in modo da affinare la sua tecnica, mitica la volta in cui Toki lo ha praticamente sbeffeggiato e oltraggiato dicendogli che era un buono a nulla. Quindi mi aspetto, ragazzi, un personaggio piuttosto veloce, piuttosto letale anche. Tra l'altro Luca Scattone mi ha detto che è un personaggio molto molto particolare e molto molto diverso da tutti gli altri personaggi presenti nel gioco. Quindi ragazzi, io sono molto molto curioso di andare a vedere questo personaggio, quindi bando alle ciance e andiamo a vedere le mosse di Amiba. Sei un magnifico esemplare umano. Servirai egregiamente come cavia per l'esperimento che ho progettato. È tempo di lottare. Primo round. Allora ragazzi, intanto mi vedete con la fascetta al collo perché c'ho il torcicollo, sono come i vecchi. Chissà se Amiba mi potrebbe dare una mano toccando un punto segreto sul collo che mi facesse passare sto torcicollo di merda. Veniamo a noi. Allora ragazzi, il fondale è quello proprio classico di Amiba, il suo quartier generale, dove Lin osserva impotente, come del resto anche il padre e la madre del piccolo là sullo sfondo, che come ricordate avevano richiesto i servigi di Amiba, ma poi insomma tutto si è rivelato un fake. Allora ragazzi, tra l'altro belle le pantegane e quello dalla parte all'altra, insomma diciamo che come studio medico non era proprio il massimo della vita. Allora, beh, Amiba ragazzi, clamoroso, tanto voglio dire, sapete che ormai sti video sono quasi insomma abbastanza scontati dal punto di vista delle mie esclamazioni, ma tant'è, insomma capirete che anch'io sono in imbarazzo molte volte. Allora vediamo un attimo Amiba, fantastico, vediamo un po' la corsa, anche lo scatto, ok, bene. Allora perfetto. Allora, Luca Scattone mi ha detto, ragazzi, che Amiba è probabilmente uno dei personaggi più complessi da usare. Insomma, voi ricorderete certamente che lui a un certo punto nell'anime si colpisce e diventa una specie di colosso con una forza sovrumana, insomma. Quindi andiamo a vedere le mosse, eccole qua. Allora, le mosse, come vedete, si dividono in mosse normali, diciamo, e mosse con la forma potenziata. Ma non è tutto, ragazzi. Quando saremo in forma potenziata, anche le mosse normali diverranno potenziate. Quindi, tra virgolette, dovremo rifare anche quelle mosse. Quindi, veramente, veramente, un personaggio molto, molto interessante. Per attivare la forma potenziata bisogna premere LK e HP, che è come quello che vedete scritto su triangoli degli uncini di Falco. Ok, lì c'è l'attivazione. E poi da lì si fanno le mosse, insomma, quelle previste per quel tipo di stato. Ma cominciamo dall'inizio, giustamente, e andiamo col taglio nanto ascendente con LP. Ok. Tra l'altro figa la musica, è una versione riarrangiata di quella che si sente nell'anime. Io sinceramente non l'avevo mai sentita, quindi non so dove l'abbiano pescata, ma veramente veramente bella. Allora, vediamo un attimo con LP. Ok, quindi un classico colpo a salire, perfetto. Ok. Poi, taglio nato ascendente B. Facciamo da vicino. Quindi anche col calcio finale, quindi se non lo becchiamo così, perfetto, perfetto. Allora, calcio del monaco leggero con LK, porca puttana,
E immagino ci sarà anche quello pesante, no? Eh beh. Sì, diciamo che sarà la sua versione più, sicuramente più potente. Poi lancio della scimitarra. Ah, l'Helper, chi era? Rab, Mab. Sì. Mamma mia, ragazzi, il bastone di Abba era. Sì. Il vecchietto col bastone, Dio caro, anche quello l'ho messo. Allora, vediamo un attimo con LK. Eccolo. Praticamente lui gli passa la scimitarra, lui gliela tira in faccia. Rivediamo. Che sagoma Ab, ragazzi, il comandante Ab. Allora, bastone di Ab, già mi immagino il delirio, quindi vediamo un attimo. Madonna, ragazzi, che figo. Che figo sta roba. Rifammi vedere. Ecco, si allunga il bastone, guardalo, guardalo. Opla. Opla, come sapete bene, lo dicono i vecchietti, quindi come me che vedete sono spaccato. E quindi opla, ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. Allora, poi 100 mani di Nanto con LP. Ok, e ci sarà... Madonna, che incazzato che... E la versione B. Ok, gliela facciamo da vicino. Au, fantastico. Poi, vediamo un attimo, il calcio supplementare, va bene, la mossa concatenabile, e quindi... no, con LK, eccola qua, perfetto. Ok, poi... Lancia di gomme. Ah, era il tipo, quello mi pare coi capelli rossi, quello di, il nero di colore, mi pare. Mi pare che sia lui. Allora vediamo SP. Eccolo là. Ok, gli dà una lanciata in faccia. Subo sperimentale della paralisi. Cominciamo con toccare i punti segreti di pressione, quelli fake però. Con LK o HK in prossimità però. E poi immagino, sì, e poi possiamo colpirlo, lui rimane in paralisi e noi possiamo colpirlo. Che figo, che figo. Poi affondo triplo con HP. Ok, una bella combo in faccia, perfetto. Poi cerchio magico di Amiba con LP in prossimità. Ah, ma aspetta, forse... Ah, ok, sarebbe questo, diciamo, è che io gliela faccio... Aspetta. Ok, credo sia questa, perfetto, ok. Poi... ok, poi lì iniziano tutte le mosse con la forma potenziata attiva. Quindi io le salterei un attimo, andrei sulle super in alto e poi naturalmente ci torniamo. Quindi scudo umano con LP. Che figo, cazzo, che figo. Sì, lui prendeva lo scudo umano, il soldato. Mamma mia, ragazzi, ma che roba, ragazzi. Assalto delirante con HP. Madonna, ragazzi, che figo che è Amiba, però, eh. Che figo. Colpo, il classico colpo del salto rimbalzato non poteva mancare, quindi con LK... Ho fatto una cazzata. LK, no? LK. Eccolo. Yes! Colpo del salto rimbalzato, cazzo, ragazzi. Ok. Poi, sei la mia cavia. Ah, sempre con gomme. Con HK. Vediamo un po'. E HK ha detto sì. Ok. Ah, e qua gli facciamo il mondo praticamente.
ragazzi, è rimasto. Ah, ok. Quindi lui arriva, lo blocca e noi possiamo fargli una super qualunque cosa. Quindi, sì, certo. Infatti, poi in prossimità possiamo fargli qualunque roba. Quindi LK, HP o LP. Proviamo a rifarla un attimo. Quindi con HK. Sei liberato però così, eh? Ok. Vabbè, diciamo che è una mossa per bloccare l'avversario e poi spaccargli scusate ragazzi, il deretano. Ok, qui abbiamo poi, eccola qua, vedete il triangolo degli uncini di Falco. Adesso lì attiviamo la mossa per appunto attivare la forma potenziata. E poi abbiamo subito due super che si fanno con la modalità potenziata. Poi abbiamo le altre mosse. Ma ripeto, Luca mi diceva che anche le altre mosse si devono un po' rivedere perché tolgono molto di più. Quindi andiamo a vedere un attimo come attivare la modalità, la forma potenziata, quindi LKHP. Che figata, santo Dio! Oh, per carità, ma non è possibile, cazzo, ma non è possibile, ragazzi. Vedi, anche proprio le mosse sono diverse. Che spettacolo. Allora, vediamo un attimo, facciamo l'assalto delirante con HP. Eh sì, perché è un altro assalto delirante che è diverso da quello sopra. Cioè, sarà più potente, immagino. Quindi facciamo con HP, vediamo un attimo. Cazzo, per forza gli ha tolto mezza energia, porca puttana. Ok, poi colpo del salto rimbalzato, ok, sempre con la forma potenziata, con LK. Ok, gli togli di più, mi pare di aver visto. Ok, allora andiamo a fare le mosse che non potevamo fare prima. Quindi, Tsubo del recupero con LK o HK in prossimità. Sì. Sono solo indeciso su quale punto di pressione scegliere per darti la morte. Ah. Che figo, porca puttana! Ok. Bordata del titano con LP. Ah, è una spallata in bocca praticamente, ok. Poi 100 calci con LK o HK. La classica tecnica Okuto, diciamo. Amiba devastante, santa madonna. Ginocchiata discendente con LP. Ok. Pugno del genio con HK. Aspetta che me lo riporto un po' qua. No, che cazzo ho fatto? Con HK. Caputtana, è tipo un power wave alla Terry Bogard. Fantastico, cazzo, pugno del genio proprio. Ok, allora vediamo un attimo, tipo se io faccio il taglio di Nanto ascendente con HP. Sì, che figo. Praticamente tutte le mosse tolgono di più. Per esempio, vediamo un attimo, riesco a fare ancora il comandante Hub con HK. Sì, ok. Sì, le mosse si fanno e sicuramente tolgono di più. Sì, diciamo che non sono limitate alla forma potenziata, ma si possono rifare anche tutte le altre, quindi non è che ci va a precludere, anche perché credo che una volta attivata la modalità, attivata la forma potenziata, non si può più tornare indietro, diciamo. Per esempio, fammi vedere le 100 mani di Nanto con LP. Ok, perfetto. È tutto chiaro. Benissimo.
Ragazzi, sono veramente estasiato da sto personaggio, mamma mia. Eccoci qui, ragazzi, eccoci qui con la mossa assassina finale. Allora, la attiviamo. E le dice della sua forza, mio signore? Beh, non c'è male, non c'è male. Non c'è male, non c'è male. Andiamo a caricare. Ok. 3, 2, 1... Sono un genio. Guarda, ho scoperto moltissimi punti di pressione segreti facendo esperimenti su centinaia di cavi umani. Pressione che ho esercitato sui miei. Porca troia, ragazzi. La mia forza. Io voglio la tua vita. Il mio dito fra poco toccherà il punto critico. Su, non ti arrendere, cerca di reagire. Da. Dio. Da. Sempre più mostruoso. Sempre più mostruosi questi personaggi, ragazzi. Veramente, veramente. Spettacolo, ragazzi. Come sempre, ogni personaggio è una meraviglia da guardare. Si fa fatica molto spesso a commentare uno spettacolo del genere. Vi ricordo di lasciare una donazione. Trovate il link in descrizione. Una donazione PayPal per questi ragazzi che stanno creando questo gioco fantastico che, ripeto e ricordo sempre in ogni mio video, sarà gratuito, sarà rilasciato a Natale, sarà gratuito. Quindi, insomma, mi pare il minimo quello di fare una donazione a questi ragazzi per potersi godere, insomma, gratuitamente questo grande capolavoro. Alla prossima, ragazzi, ci vediamo. Grazie a tutti.